Questo podcast è offerto da... È arrivata la polacca Dolcezza Aversana. Prodotta direttamente dagli artigiani del Pink House, la polacca è il dolce tradizionale aversano composto da una morbida pasta brioche che racchiude un cuore di crema pasticcera e amarene. Scopri dove trovarla sulla polaccadolcezzaaversana.it. Disponibile in tutta Italia. Wow, esagerato! Citofonare Montone. Risponde Stefano Montone. Bentornati! Ciao aversani, ciao casertani, ciao napoletani, ciao campani e anche ciao molisani, che ci seguite in tantissimi, perché la nostra radio si ascolta prepotentemente anche ad Isernia e a Campobasso. Bentornati su Citofonare Montone, sesta puntata. Voi citofonate, io vi rispondo. Severino, come stai? Siamo in due a rispondere e siamo in due anche a prendere consapevolezza del fatto che è cominciato un altro calvario quest'oggi, perché come oggi sempre... sono tranquillo, non ti picchio, non ti preoccupare. Ah ok, quindi quest'oggi me la sono scampata. Direi di aspettare fino alla fine della nostra puntata. Bene, vi ricordo che per interagire con noi avete la diretta telefonica con lo 0823 180 0106, i messaggi WhatsApp 342 167 50. Stefano, oggi ne abbiamo una di ragazza dei quartieri alti, la nostra ospite, vuoi introdurcela? Oggi abbiamo un ospite importante e particolare, perché nonostante la sua giovane età è una politica molto molto esperta. Abbiamo con noi Federica Turco. Ciao Federica. Buongiorno a tutti. Come stai, Fede? Bene, bene, alla grande. Sono onorato di averti qua su Radio Più. Io sono onorata stamattina di stare con voi, veramente una bella realtà. Ho avuto modo stamattina di vedere, toccare con mano, veramente bravi, bravi per il vostro impegno. Ti ringrazio, però adesso ti dobbiamo buttare un po' nel tritacarne, subito, no? Subito, vai, siamo chiaro, pronti, subito. Siamo qua per questo. Allora, Stefano. Nella scorsa consigliatura avete appoggiato il sindaco Colia, questa volta vi state schierando un po' diversamente, però ti voglio fare una domanda, perché... voglio entrare subito nel vivo. Ogni volta che c'è un post che parla di Federica Turco esce qualcuno che dice che tu, da quando si può dire il salto della quaglia, noi lo diciamo, da quando è appoggiato, sei andato in soccorso di Alfonso Colia, hai preso il posto. Che cosa ci puoi dire di questa Stefano, cosa qua? Ti ringrazio perché mi dai l'occasione per chiarire velocemente alcune cose. Esatto. Quindi su questo veramente grazie. Allora, innanzitutto fortunatamente già lavoravo da prima, perché nel 2019 sono stata a Siena a fare il DSGA per un anno e avevo l'opportunità di continuare, ho preferito ritornare qua a fare l'avvocato. Fortunatamente noi amministratori siamo obbligati a pubblicare il nostro curriculum e voglio dire parla da solo, quindi laureata a quattro anni una sessione in giurisprudenza, abilitata la prima volta che ho fatto l'esame di avvocato, ho vinto 4 concorsi tra il 2019 e il 2020 e non ero ancora in amministrazione, in 4 enti differenti. Ministero, ancora non avevi Regione appoggiato Colia. Ancora non avevo, quindi voglio dire, forse un po' di impegno da parte mia c'è stato, qualche vacanza, più di qualche vacanza, voglio dire, che non ho fatto, estate sui libri, e quindi voglio dire, io sono sempre dell'opinione che chi mette in giro questa macchina del fango vergognosa è colui che forse è abituato a ragionare in questi modi. Quindi io dico, vive giovani, studiate e fate i concorsi, perché è una fase importante concorsuale, le pubbliche amministrazioni hanno bisogno delle competenze e l'energia dei giovani, quindi non pensiamo a questo modo di pensare retrogrado, ma andiamo avanti e soprattutto puntiamo sulle competenze e sullo studio. Stai ascoltando Radio Più. Senti cara Federica, adesso però vogliamo sapere come vi state organizzando per le prossime elezioni comunali di giugno. Voi appoggiate Matacina, giusto? Sì, abbiamo... Voi inteso come voi Aversani. Noi Aversani, che è una lista che portiamo avanti dal 2012, quindi una realtà ben strutturata ad Aversa, fatta di tanti giovani uomini e donne di buona volontà che vogliono impegnarsi per la nostra collettività. Bene, noi stiamo lavorando ad un contenitore che possa tenere insieme le veramente persone che tengono a cuore la città. Abbiamo individuato come candidato
stato sindaco, Franco Matacena, presidente dell'Ordine dei Commercialisti, una persona di esperienza, competente e che secondo me può consentire alla nostra città di fare un passo in avanti importante, quello che merita. Il senso di stare insieme è legato dalla volontà di fare qualcosa per la nostra città, di superare tutti quei veti incrociati che negli ultimi anni hanno portato purtroppo 3 amministrazioni a finire anticipatamente il proprio mandato, e questo non è ha fatto solamente generare un clima di odio sociale. Noi dobbiamo superare questo nell'ottica di una pacificazione cittadina, l'abbiamo detto più volte, tutte le migliori energie al servizio della città. Quindi dobbiamo immaginare di fare un patto per il nostro territorio. Cerchiamo alleanze non per la gloria o per vincere elezioni, ma perché possiamo realizzare insieme un programma, un'azione programmatica importante per la nostra città, che possa crescere la cultura dei diritti, dei servizi, della solidarietà, mettendo al centro Aversa e gli aversani. Ma uscite con i simboli di partito o con i simboli delle liste civiche? Guarda Stefano, noi i cinque contenitori che hanno individuato la figura di Matacena, diciamo proprio quando abbiamo iniziato a parlare dell'alleanza e del patto programmatico, ti dico la verità, non abbiamo parlato di questo aspetto, abbiamo iniziato a costruire una realtà che potesse abbracciare anche persone di estrazioni politiche differenti, che però erano si identificavano nella persona di Franco Matacena, quindi una figura autorevole, e che potessero insieme a Franco realizzare un progetto di ampia portata, provando un pochino a volare. Ma questo lo alto. Fate perché Stefano Graziano l'altro giorno ha detto Noi dobbiamo fare una cosa, noi dobbiamo togliere, dobbiamo smetterla di consentire alle persone di altri comuni, che siano di destra, di sinistra, di centro, di nord, di sud, di venire ad Aversa. Anche e di zone marittime. Anche di zone marittime della nostra provincia. Dopo il 10 giugno Aversa rimane degli aversani. Questo è un concetto chiave. Quindi poi chi vuole mettere in giro notizie di è il sindaco di una squadra di persone che nell'ottica di una pacificazione cittadina seria, reale, vogliono costruire una classe dirigente giovane e competente. Quindi questo è il nostro motivo cardine della non sfondare il tavolo. Scusa. Lo sai, io sono appassionata, vedi, mi piace parlare di... Si vede che il dibattito è cominciato ed è cominciato anche forte. E quindi restate con noi e torniamo subito. Radio Più. Però adesso voglio sapere dalla nostra carissima ospite Federica Turco come mai tanti giovani si sono disamorati della politica e come mai la gente non va più a votare, c'è tanto astensionismo. Sì, il tema è meritevole purtroppo. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito, pensa Stefano, che nei consigli comunali non veniva ad assisterci quasi nessuno, qualcuno collegato in streaming così, ma davvero il dato è brutto e bisogna fare un'inversione di tendenza. La politica è qualcosa di bello, di nobile, è un vero e proprio servizio, una chiamata al servizio, non è qualcosa di sporco come vogliono far apparire, da cui prendere le distanze. Fai politica, sei un delinquente, no, fai politica e il coraggio di servire la tua comunità, ed proprio per questo abbiamo tutti bisogno di riscoprire questo valore dell'impegno per la polis, per la città, nel vero senso aristotelico del suo significato. Quindi mi sento di dire che il primo tema da affrontare è l'astensionismo, chiamare tutti a un impegno, e la campagna elettorale può essere un'opportunità. Infatti il mio augurio, il mio auspicio è che proprio si riparta da qui, campagna elettorale con toni bassi, spiegando ai cittadini, tutte le fazioni politiche, che possano spiegare il proprio programma. Ma quelli che avevano i toni un po' più alti appartenevano principalmente a una forza politica, che quelli che loro sanno tutto, loro sono gli onesti.
e gli altri sono tutti fessi, senza fare il nome. Ma sono loro, sì, che non sì. È vero, veramente sì. Ma no, non è così, perché poi alla fine dobbiamo, io dico sempre, dobbiamo tenere l'asticella alta, provando a volare alto, ma con toni bassi. Dobbiamo essere dei veri moderati e dobbiamo sentirci tutti corresponsabili della gestione della città. Nessuno può avere la patente di più bravo o più bello. Con umiltà, tutti al servizio della città, valorizzando ogni sua peculiarità, ogni sua caratteristica della nostra comunità. E ti ripeto, puntando sugli aversani, sulla centralità dell'aversano, della persona. Quindi dobbiamo avvicinare i giovani, perché i giovani sono la nostra forza. I giovani non sono il futuro, i giovani sono la forza del presente. Ci saranno tanti giovani candidati quest'anno. Guarda, io penso di sì, se vedi diciamo i nomi almeno che sono in circolazione, sono tutti dei giovani. Almeno la nostra lista, noi aversani, sarà fatta tutta di giovani, di professionisti e di persone che stiamo scegliendo. Noi non stiamo dicendo sì a tutti, noi li stiamo scegliendo. Gira che rigira si ritrova sempre con queste cariatidi che portano avanti poi. Guarda, io parlo per la mia lista. Noi aversani è la quarta volta che si presenta alle competizioni elettorali, forse l'unica lista oltre le liste di partito che davvero ha una storia. Abbiamo una segreteria politica sempre aperta 365 giorni l'anno, e ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, perché significa togliere impegni alla propria famiglia, agli affetti, agli amici, per stare lì e cercare di essere un valido supporto per la nostra collettività. Poi si sbaglia, si fa bene, solo chi non opera non sbaglia, però noi ci siamo, ci mettiamo la faccia, io, Francesco e tanti amici del gruppo Noi Aversani, e proviamo a portare avanti la nostra idea Francesco, di città. Francesco Sagliocco, l'altro ex assessore alle politiche commerciali, giusto? Sì, alle attività produttive. Consigliere comunale anche lui, insomma, noi siamo lì, ci mettiamo la faccia, il cuore, tutto, proviamo a esserci. Poi ti ripeto, si sbaglia, si fa bene, solo chi non opera non sbaglia. Noi vogliamo continuare a dare il nostro contributo alla collettività con una lista di giovani, professionisti e persone serie e per bene. Stai ascoltando Radio Più. Ma a proposito di relax, invece ti vedo un poco in ansia, Stefano, come mai? Abbiamo un contributo esterno da una nostra inviata, Anzia Cardillo, un giornalista di spessore. Ah, per questo sei in ansia. Ecco, ansia, quella me la, a volte mi viene veramente l'ansia quando siamo in diretta. Abbiamo un contributo su un tema veramente molto delicato che riguarda la città di Aversa. Ascoltiamolo. Con il mio intervento di oggi vi riporto alcune riflessioni espresse da cittadini aversani e non solo. Anche cioè da coloro che semplicemente frequentano Aversa, i quali lamentano una carenza di igiene nel comune normanno, non so, magari strade che non sono ben pulite, piene di rifiuti lasciati all'uscita dei locali, ma anche un'altra riflessione mi è stata riportata, ed è quella di un odore abbastanza forte che invade le strade aversane, che lascia comunque intuire qualche problema alla rete fognaria. Ora non so, magari una cattiva manutenzione, un'incuria di un certo tipo. E quindi volevo chiedervi se queste riflessioni anche secondo voi sono fondate su dati certi, e perché, cioè a cosa, se veramente c'è questa trascuratezza, a cosa è dovuto, cioè qual è la causa di tutto questo? Grazie mille. È importante la domanda di Anzia Cardillo sulla puzza. Non ma che odore nauseabondo, sì, molto nauseabondo. Purtroppo non è non sono le fogne, ma quando siamo sotto vento, quando c'è il Lee Beach, no? I famosi venti che vengono da sud-ovest, scusami, si porta tutta la puzza delle balle di Taverna del Re, purtroppo. E c'è la porta, quella è la puzza. Molti credono che sia una puzza di gas, no, è la puzza di immondezza. Non è che immondizia, ma monnezza. Carissima Federica, ma De Luca, che il tuo paladino, aveva detto che queste balle ce l'avrebbe tolta. Poi l'ascoltatrice diceva pure un'altra cosa, la città è più sporca rispetto alla vecchia amministrazione, voglio dire, ma come mai?
le isole ecologiche sono sparite. Sentiamo. E avete messo lo svuota cantine. Sentiamo. Guarda Stefano, io purtroppo ad aver un problema del decoro urbano, un problema che viviamo, cioè c'è una difficoltà nella gestione, questo è palese anche nell'amministrazione De Cristofaro, di cui facevo l'assessore vice sindaco, anche lì avevamo problemi importanti. Anche con l'amministrazione Golia ci sono stati problemi importanti. Questo un po' è legato, diciamo, secondo me ci sono vari aspetti, almeno io parto dall'analisi del fenomeno per poi provare a trovare delle soluzioni. E prima di tutto c'è secondo me una cattiva cultura nostra, quindi io do principalmente la colpa a noi, perché ancora non riesco a spiegarmi come mai non si sversa l'immondizia negli orari previsti dal regolamento, come mai si continua a differenziare male tutto, nonostante il nucleo ambientale, nonostante le sanzioni, nonostante tante campagne informative. Quindi principalmente io dico che siamo noi chi getta ancora le sigarette o i fazzoletti usati dall'auto, cioè viviamo ancora, assistiamo ancora a questo. Sì, ma io poi, se devo buttare un divano, prima la portavo a Cappuccini o vicino all'ASL, sì. Adesso devo aspettare lo svuota cantina. Sì, purtroppo lì c'è stato il problema della chiusura che era previsto, poi ora non ricordo bene la questione dal punto di vista ma gestionale. Ma perché a Golia gli avete lasciato fare tutti questi guai? E non vi siete opposti, voi che eravate all'interno della maggioranza. Guarda, l'amministrazione Golia era un'amministrazione dove si dialogava davvero tanto. Chiaramente il sindaco ha degli assessori che fanno della programmazione e fanno la gestione. Quindi poi, rispetto a dei temi... La colpa è di Caterina. No, assolutamente. Anzi, Elena, che saluto, è una persona, è stato un assessore che si è impegnato sempre. Si vedeva in strada, dalla mattina alla sera, al comune, sempre a disposizione per tutti i cittadini. Quindi questo mi sento di dirlo e ribadirlo con forza, perché poi al di là delle posizioni politiche ci sono le persone e noi questo lo dobbiamo dire, così come l'ha fatto Marica De Angelis, così come l'hanno fatto gli assessori che l'hanno preceduto, Tiziana Daniello, e quindi tutti, davvero tutti. Io dico sempre che chi si è candidato e chi ha servito la propria comunità va sempre premiato e ringraziato, poi diciamo si è fatto bene o si è fatto male. Elena si è impegnata tanto, alcune cose sono andate, altre sono migliorabili. Chiaramente c'è il problema continuo che Aversa è una città grande con servizi che ancora non sono troppo efficienti, e quindi questo deve essere lo sforzo, cioè provare ad alzare la cosiddetta asticella, quelle isole ecologiche interrate. Vedi, sono partite in un modo, eppure quelle sono state programmate da altre amministrazioni. Quindi, cioè, voglio dire, il tema non è chi fa cosa, il tema è come c'è un problema, come risolverlo in maniera più opportuna. Si vede al Parco Coppola, abito al Parco Coppola, purtroppo, e sento i cittadini che purtroppo si lamentano continuamente perché il servizio non funziona adeguatamente, perché sono posizionate male, perché... Ora, tutti questi suggerimenti sono utili. Noi abbiamo scritto come Noi Aversani una lettera al commissario prefettizio chiedendo degli interventi di miglioramento. Chiaramente, se... voglio dire, la prossima amministrazione, sperando insomma che esca dalle urne un quadro di stabilità amministrativa importante, possa affrontare questo problema, perché la sostenibilità e l'ambiente sono temi rispetto ai quali non si può girare la faccia dall'altra parte. Quindi sono priorità assolute, ambiente e sostenibilità ambientale. Quindi il tema delle isole ecologiche interrate, il tema del decoro urbano, il tema del potenziamento del servizio di pulizia delle strade. Guarda, io ho vissuto un anno a Siena, tra l'altro l'anno della pandemia, e lì avevano ancora i bidoni, quelli grossi, per strada. Cioè lì sotto ogni condominio ci sono i maxi, quelli là che noi avevamo, io ricordo che ero piccola. A Radio Più FM, Citofanare Montone, siamo di nuovo qui. Lasciate che vi ricordi i nostri contatti, che per la diretta telefonica sono lo 0823 180 0106, e per interagire con i messaggi WhatsApp è il 342 167 5041. E infatti, e ce n'è uno appena arrivato, caro. Oh, parlacene. No, lo dovresti leggere tu, perché io
sono ciecato, lo sai, no? Ah, queste quindi... cose piccole non le riesco a leggere, mentre tu, oltre ad avere una bella voce, c'è anche degli occhi buoni, lecci. Ok, come l'avevo detto, questo sarebbe stato l'ennesimo sabato di travaglio. Sì, non è ancora niente. Bene, allora, il messaggio ci dice: buongiorno, volevo complimentarmi con Federica Turco, che ha fatto parte dell'ex amministrazione Golia, soprattutto per la realizzazione della nuova piazza mercato. Finalmente, dopo anni di abbandono, abbiamo una vera piazza. Abbiamo una vera piazza. Parole forti. Federica, sei stata tu allora l'artefice di quel guaio? Proprio io? No. Diciamo, signore, non, ti fa un'accusa ben però precisa. Ascolta. La creazione dell'autoletta legge di Aversa, piazza allora l'hai fatta tu. Piazza Marconi, luogo buio, luogo dove c'erano sotto gli occhi di tutti parcheggiatori abusivi che estorcevano denaro ai giovani che andavano ai baretti in via Seggio. Luogo di degrado, voglio dire, quando si porta la luce in un posto è sempre buono, poi tutte le cose... Non è la luce, quella è l'allommata proprio. Però poi le cose sono perfettibili, l'idea era quello di dare alla collettività uno spazio fruibile. Poi dopodiché si è immaginato il progettista, chiaramente sulla base delle linee di indirizzi che sono stati forniti dall'amministrazione, ha realizzato un progetto che vede storia, perché lì voglio dire vengono evocati spazi uguali alla pavimentazione, lo spartito di Cimarosa, quindi si va a rievocare Cimarosa, la riproposizione del vecchio monastero che sorgeva in quell'area è stato immaginato, dopodiché ci sono spazi e quindi vengono pieno di significati culturali per favorire integrazione dei cittadini. Questi significati giochi per i bambini, non giochi per i bambini e chiaramente posto di aggregazione anche per le famiglie, per gli adulti e quindi uno spazio restituito alla collettività per rendere quella piazza fruibile. Io devo fare il cruciale della situazione perché mi chiedo tutto bellissimo, ma questi parcheggiatori abusivi petulanti li abbiamo tolti o no? Guarda, chiaramente c'è stato, da quello che io vedo, c'è stato un diciamo si è stato limitato un po' il fenomeno, anche se comunque purtroppo ci sono aree dove non ancora si riesce a intervenire, anzi auspico che le forze dell'ordine ci diano una mano in tal senso, perché comunque è un fenomeno che però rispetto agli anni scorsi secondo me è stato ridimensionato. Si era abbassato anche per il reddito di cittadinanza, dobbiamo dire la verità, l'unica cosa buona che aveva tolto molti di questi dalla strada, però vero. Ci abbiamo sempre quelli storici. Poi io non, il sabato sera non esco per Aversa, però immagino che vengano molti da fuori proprio per fare rammaggio per dentro la città. Sì, però ti ripeto, forse sarà che è stata regolamentata la sosta in altro modo, sarà che ci sono gli ausiliari del traffico, sarà che c'è un maggiore controllo del territorio, perché ultimamente vedo anche a piazza Marconi la presenza di presidi, drappelli di forze dell'ordine, quindi questo, piazza Municipio, quindi questo consente di limitare il fenomeno. Chiaramente bisogna continuare a farsi portavoce di legalità e di cercare di arginare sempre più questo fenomeno. Parco Pozzi, anche lì sono stati fatti dei lavori, sono state spese una cosa di soldi. E questa non è una cosa vostra, perché già l'amministrazione non c'era, c'era il commissario prefettizio. Le famose panchine a LED. No, non solo le panchine a LED di dubbio gusto, sì. Di dubbio gusto. Come anche Piazza Marconi, secondo me, ma la mia idea è di dubbio gusto, ricorda più una villa comunale di qualche paese dell'agro, opinione del nostro personale, agro. Ovviamente. Mi ricorda molto l'outlet della Reggia, quelle cose bianche, sembra quasi che l'hanno fatte per farci vendere i cocomeli sotto, praticamente. Però brevemente sul Parco Pozzi, questo fatto che i bagni aprono due volte al giorno, non ne sai niente, è una cosa del commissario prefettizio.
Sì, in realtà la gestione del parco va completamente modificata, caro Stefano, e tu lo sai perché tu praticamente vivi quella zona. Noi poi abbiamo anche un nostro amico candidato, che Giovanni Esposito, il quale fa battaglie continue sul Parco Pozzi, e con lui diciamo abbiamo immaginato la necessità di chiaramente strutturare un programma, sia una programmazione seria sul Parco Pozzi, perché così com'è è difficile da gestire. Chiaramente le risorse umane che devono gestire il parco sono poche. Abbiamo un custode che apre e chiude. Immaginare chiaramente di renderlo efficiente per tutta la comunità sarebbe una bella sfida. Quindi è un impegno che la prossima amministrazione deve, qualunque, ripeto, essa sia, deve chiaramente immaginare e deve strutturare al meglio possibile, perché è il polmone verde della città ed uno spazio dove si deve garantire la massima fruibilità a tutti. Radio Più. Però è l'ora di salutarci con la nostra ospite, perché è impegnata con un impegno istituzionale a Roma e deve correre subito al Ministero per affari che riguardano la città di Aversa. E non sia mai che la tratteniamo noi. Non sia mai, non sia mai. Grazie a voi, veramente è stata una mattinata bella, ci siamo confrontati, è una bella realtà, continuate così perché è veramente bello, bello, bello. C'è la possibilità di confrontarsi tanto. Sono arrivati tanti messaggi, quindi veramente grazie, è stato. Dobbiamo continuare questo percorso. Abbiamo fatto diventare Radio Più la radio degli aversani, nonostante sia una radio internazionale. Stefano, ti ricordi, facevamo un po' di tempo fa già un'esperienza ad Aversa con la radio. L'ex radio Aversa, sì. Stiamo invecchiando se ci ricordiamo queste cose. No, l'importante è sempre essere tenaci sulle cose, quindi caparbi e non mollare. Noi ti facciamo il più grande in bocca al lupo a te e alla tua lista. Viva il lupo! Viva il lupo, certamente. Viva il lupo! Vivano Aversani, grazie a voi, forza Stefano, forza Benny, forza Severino, forza Radio Più, forza la Rampa, forza gli aversani, e soprattutto tutti. Viva Aversa, forza Aversa, grazie cara, grazie, ciao, a voi. Stai ascoltando Radio Più. Allora, caro Severino, la nostra ospite ci ha salutato, e noi però abbiamo altre notizie da Aversa, ma soprattutto dobbiamo fare gli auguri a una nostra carissima amica, giornalista di spessore aversana, Chicca Pagano, Francesca Pagano, detta Chicca, che si sta, in questo momento mi sembra sia in Egitto, dove in Tunisia, non lo sapevo, un paese arabo, insieme alla nostra prossima ospite di sabato prossimo, Ida Iorio, che avremo qua, è bellissima, voi gli aversani la conoscerete tutti, e noi dobbiamo aumentare dalla prossima puntata il numero degli ospiti, perché se no arriviamo praticamente al giorno delle elezioni e ci dobbiamo possiamo fare, non abbiamo coperto tutti. Non abbiamo coperto tutte le forze politiche e sociali in campo. Radio Più. Abbiamo un ospite collegamento WhatsApp. Ci è venuta a trovare con un collegamento la carissima Ida Iorio, che sarà la nostra ospite di sabato prossimo. Ida, come stai? Ida Iorio, amministratrice gruppo Gli Aversani. Stefano, tutto a posto. Dicevo, sarai nostra ospite sabato prossimo. Assolutamente sì, ci sarà linea migliore, quindi posso essere tranquillamente vostra ospite, assolutamente sì. No, tu sarai qua in studio, no? Altro che linea migliore. Almeno in Italia. Radio Più. Bene, allora parliamo un attimo di un paio di cose, Stefano. Notizie dell'ultima ora: pare che ben 34 milioni di euro, in aggiunta agli 800 milioni stanziati per la progettazione del PNR, siano stati appunto messi nel calderone dei finanziamenti. Cosa ne pensi? Ad Aversa arriveranno una parte di questi soldi per il restauro della Maddalena, ok? Che è stato un monumento, è stato ed è un monumento importantissimo. È stata la Real Casa dei Matti, creata da Gioacchino Murat nel 1800, è una perla di tutto il regno delle Due Sicilie, ma dell'Italia in generale. In stato di totale abbandono, la chiesa è stata depredata, lo stabile storico sta crollando a pezzi, e questi soldi dovrebbero servire a restaurarlo.
Ricordiamo una cosa importantissima, che la proprietà del complesso della Maddalena, chiesa compresa, è di proprietà dell'ASL di Caserta, e la quale notoriamente, qui lo dico e non lo nego, non è molto affezionata ad Aversa, e purtroppo l'ha dimostrato nei fatti. Tant'è vero che qualche anno fa a qualcuno venne in mente addirittura di mettere in vendita la Maddalena. Una malsana idea, direi. Una malsana idea, ma la controproposta fu addirittura la proprietà della Maddalena in cambio dell'affitto di, per 20 anni, di un casermone di cemento che sta a Caserta in area ex Saint-Gobain, per farci gli uffici praticamente. Io voglio chiarire una cosa: sulla carta la Maddalena è di proprietà dell'ASL. Moralmente la Maddalena, chiostro di San Bernardino è della comunità, compreso, e degli aversani, ok, amici che ci state sentendo anche all'ASL, quella roba lì, quelle pietre lì trasudano orgoglio normanno. Stai ascoltando Radio Più. E invece noi siamo sempre sul pezzo. Freschi e tosti. Sempre e comunque. E sempre di qui, in questa postazione, in questa stanza, in questa radio, su queste frequenze, anche sabato prossimo. Dico bene? Sabato prossimo, con tanti ospiti, con tante novità. Seguite Radio Più, seguite Citofonale Montone, notizie di primo pelo, anche perché io la mattina quando apro i quotidiani mi faccio le croci, come si dice, con la mano smersa, con la mano sinistra, perché leggo talmente di quelle fesserie che è incredibile. Che qua invece le notizie ve le facciamo sentire dalla viva voce degli interessati, dove potete interagire e glielo potete chiedere in diretta. Signori, grazie. Vabbè. A sabato prossimo, ci dopo la Montone. Noi ringraziamo il nostro Beni Fedele alla parte tecnica e il nostro editore che non ancora ci ha cacciati. Grazie Stefano. E vi ricordiamo che torniamo qui perché noi siamo la trasmissione che non ha peli sulla lingua e se ce li ha non sono i suoi. Radio Più. Questo podcast è stato offerto da... La conosci l'originale polacca dolcezza aversana? Il tradizionale dolce aversano? Una pasta morbida, lievitata e avvolta su se stessa che racchiude un cuore di crema pasticcera ed amarene, realizzata rigorosamente a mano dai maestri pasticceri del Pink House. Scopri dove trovarla sulla polaccadolcezzaaversana.it, disponibile in tutta Italia. Mmm, wow, esagerato!